Ok, buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui, presentazione ufficiale di Luca Siligardi, a cui diamo il benvenuto nella famiglia dei Leoni del Garda. Iniziamo subito con una breve introduzione del nostro direttore sportivo, Oscar Magoni, prego. Sì, buongiorno a tutti, ben ritrovati, finalmente ci vediamo qui, dal vivo. Sono molto contento, una giornata importante oggi per la Taralti Salò, perché abbiamo il piacere di presentare un calciatore come Luca Siligardi. La carriera la conoscete tutti, ho sempre giocato ad altissimi livelli con grande qualità. Dunque la società dimostra ancora una volta di provare ad alzare ancora una volta l'asticella, a mettere ancora più qualità dentro la squadra, qualità morali, qualità tecniche, e naturalmente per questo dobbiamo ringraziare il presidente Pasini e tutta la società, tutti quelli che ci stanno mettendo il massimo impegno, il massimo sforzo per raggiungere gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, che conoscete molto bene. Dunque ci aspettiamo dai giocatori una risposta molto importante a questo punto, e tocca a loro dimostrare di fare di più, di fare meglio rispetto anche a ieri, e i giocatori si devono responsabilizzare, perché la società sta facendo molto e abbiamo ancora un giorno e mezzo di mercato, dunque magari facciamo ancora qualcos'altro, vediamo. Però intanto oggi siamo qui con Luca, e sono veramente molto felice, un giocatore che ci darà quello che la qualità che ancora cerchiamo, una qualità maggiore. E non pensavamo di poter arrivare a Siligardi fino a 3-4 giorni fa, poi si sono aperte, come al solito nel calciomercato, si aprono delle strade che pensi che siano irraggiungibili, invece poi, anche grazie alla sua volontà naturalmente, che ha scelto di scendere per la prima volta in Serie C nella sua carriera, di farlo con la Taralti Salò. Dunque io di questo lo ringrazio, vi auguro da parte mia, dalla direzione sportiva, il benvenuto naturalmente e un grosso in bocca al lupo. Grazie direttore. Allora Andrea Ferretti, responsabile area tecnica. Sì, buongiorno a tutti, do anche io il benvenuto a Luca. Come ha detto il direttore, per noi è un acquisto importante, diciamo che è un po' la ciliegina sulla torta di un mercato comunque ambizioso che testimonia la volontà della proprietà di voler fare un giro di ritorno importante. Con Siligardi ci assicuriamo un giocatore importante sia per le sue qualità tecniche che per le sue qualità morali, ci aspettiamo appunto tanto sia da entrambi i punti di vista. E per noi è un tassello importante che si va ad aggiungere ad un gruppo già forte, un gruppo coeso, un gruppo che fino ad ora ci ha permesso di fare un cambiato importante, però come ha detto anche Oscar dobbiamo sempre migliorarci, e appunto l'acquisto di Siligardi ci deve far fare quel salto di qualità di cui abbiamo sicuramente bisogno. Do di nuovo il benvenuto a Luca e in bocca al lupo. Luca, allora un tuo veloce saluto, poi spazio alle domande della stampa. Niente, sono qua e mi fa veramente piacere essere qua. Ringrazio il direttore, ringrazio il presidente per l'opportunità che mi ha dato. E niente, quindi saluto tutti i tifosi e insomma ci vedremo presto in campo, ecco. Grazie Luca. Allora cominciamo con Sergio Zanca, Brescia Oggi. Stavo guardando qua l'elenco degli allenatori che hai avuto: Antonio Conte, Stefano Pioli, Luca Gotti, Carmine Gautieri, vabbè, Malesani, Fabio Pecchia, Davide Nicola, Mandorlini, Del Neri, D'Aversa. Chi è che ti ha dato di più di tutti questi? Ma diciamo che un po' tutti mi hanno lasciato qualcosa. Naturalmente Nicola è stato l'allenatore dove poi ho avuto il mio exploit, ecco, in Serie B, dando una certa continuità. Lo stesso Pecchia, anche lui a Verona mi ha dato tanto, insomma, e D'Aversa l'ha fatto col Parma. Quindi in tutti gli allenatori, insomma, ho appreso qualcosa, ecco. Loro tre sicuramente sono quelli che mi hanno dato di più, ecco. È curioso il fatto che hai citato i tre che ti hanno consentito di ottenere la promozione. Le tue tre promozioni sono con questi tre allenatori. Sì, no, certo. Quindi direi che oltre
merito mio e sicuramente merito anche degli allenatori che ho avuto, che mi hanno dato il modo di potermi esprimere al meglio. Però c'è anche un aspetto negativo. L'anno scorso, primatista mondiale di retrocessioni. Allora, Parma e a fine stagione retrocede. Vai a Crotone, a fine stagione retrocede. Reggiana e retrocedi. Credo che nessuno... Sì, ma penso che sia impossibile, ma diciamo che mi sento responsabile solo sulla retrocessione della Reggiana, ecco, dove ho comunque dato il mio contributo in maniera più costante, ecco, perché a Parma ho fatto due presenze, ma dopo sono andato via a Crotone per scelte, non ho mai giocato, quindi mi sento poco responsabile. E mi sento molto di più responsabile sul discorso Reggiana, ecco, quello sì. Magari però l'anno scorso è girata male, magari quest'anno gira bene, insomma. Ecco. Ho visto poi... che lo scorso gennaio momenti fai scoppiare una guerra tra serbi e croati, visto che ti volevano la Stella Rossa di Belgrado e la Dinamo di Zagabria. O non è vero? Io non ho mai ricevuto nessuna offerta da quelle due società, che comunque erano importanti, ma non ho mai ricevuto nessuna offerta. Niente, ecco. Guerra? No, io non penso di aver scaturito niente. Francesco Doria, giornale di Brescia. Buongiorno, intanto. Cosa ti spinge a fare questo primo passo in Serie C dopo tutta una carriera tra Serie A e Serie B? Questa è una bella domanda. Diciamo che vorrei, a parte che voglio riscattarmi, insomma, un po' per gli ultimi anni che sono andati un po' così. Poi penso di essere venuto in una società dove è cresciuta molto negli ultimi anni e adesso comunque c'è la possibilità di far qualcosa di importante, e secondo me era la società giusta per poter venire qua, per scendere di categoria, ecco. Di tutti quelli che ritrovi tra allenatore e giocatori, chi conosci già? Ah, qua conosco Pisano e Lupi perché hanno giocato con me all'Hellas Verona, e ho giocato con Simone Guerra il primo anno a Piacenza. Esatto. Quindi comunque non lo vedi un salto nel buio, malgrado sia la prima volta in Serie C? No, assolutamente no, anche perché se pensassi una cosa del genere molto probabilmente non l'avrei neanche accettato. Quindi sono venuto, ripeto, in una società che secondo me sta crescendo molto, e ringrazio ancora per aver puntato su di me, perché insomma, so che magari non è facile arrivare a certe situazioni, quindi sono contento e basta, adesso parlerà poi il campo, ecco. Prima di far parlare il campo, un'ultima cosa però, magari forse più per il direttore, sì, ma anche per te: come si è aperta questa strada Siligardi-Salò? Ma allora, secondo me è stato un volere, entrambi, sì, no, da entrambi le parti. Quando quindi... mi ha chiamato il suo procuratore dicendo che Siligardi poteva pensarci, abbiamo cominciato a strutturare un po' il contratto, che non è un contratto di 4 mesi, ma come sapete è questo campionato più il prossimo. Dunque non era facile, perché lui comunque aveva al Parma un ingaggio importante, troppo importante per la Feralpisalò. Dunque abbiamo cominciato un po' a ragionare sull'aspetto economico, e anche naturalmente mi sono preso delle informazioni sul suo stato di salute, visto che ultimamente non ha avuto la possibilità di giocare con continuità. Dunque abbiamo pensato di portare su di lui un progetto che sia un progetto che abbia una certa durata, perché io sono convinto che lui abbia quelle qualità tecniche, come ho detto prima, qualità tecniche, morali e di ambizione, che possono essere giuste, possono essere in questo momento giuste per noi. Dunque è un po', diciamo, fra virgolette, una scommessa, nel senso che noi dobbiamo puntare su un giocatore che ultimamente ha giocato poco
e lui deve rimettersi un po' in gioco. Anche questo volere un po' di tutti, naturalmente, quando si è aperta questa situazione una settimana fa scarsa, e poi siamo andati dritti, avevamo anche altre possibilità di giocatori importanti, che però sarebbero venuti solo 4 mesi, e questa roba qui mi ha sempre un po' frenato, perché non fare un rapporto di 4 mesi mi sembrava troppo poco, troppo una cosa che non poteva stare bene insieme. Allora siamo arrivati insieme, ti ripeto, la volontà della società di fare ancora uno sforzo economico importante, la società del ragazzo di provare questa esperienza con noi, e naturalmente, come ho detto prima, mettiamo un tassello molto importante nella squadra. Credo che sia anche nella mia gestione qui l'acquisto più rappresentativo da quando io sono qua. Dunque mi aspetto tanto da lui e che faccia quello che è sempre fatto sul campo. Enrico Passerini, giornale di Brescia. Benvenuto, volevo chiederti, dato che è la prima volta che scendi in C, secondo te c'è grande differenza tra il campionato di B e quello di C? Lo scoprirò, sicuramente da parte mia deve esserci tanta umiltà e tanta, come posso dire, cercare di fare in maniera, cercare di essere il più veloce possibile ad apprendere insomma quello che sarà il campionato e cercare di mettermi a disposizione in tutte le cose, ecco. E ti sei fatto un'idea un po' del girone, il fatto che la Feralpi appunto punta ad arrivare prima, è una rimonta possibile secondo te? Sicuramente là davanti c'è una squadra che sta andando velocissima, quindi sarà difficile. Noi comunque cercheremo di piazzarci nel miglior modo possibile, ecco. Ripeto, non sarà facile, ci sono delle squadre come anche per dire il Padova che sono, secondo me, è una squadra molto attrezzata, dei giocatori importanti, quindi insomma cercheremo di arrivare il più alto possibile, E per quanto riguarda le tue condizioni fisiche, come sei messo, quando pensi di rientrare ufficialmente in campo? Beh, io mi sento integro, è naturale che mi mancherà qualcosina, perché insomma quando non giochi da un po' di tempo manca qualcosa, però io mi sento integro e quindi penso di essere già pronto a dare il mio contributo, ecco. Grazie. Marco Mennoni? Non posso, scusami. Hai osato un po' la domanda. La Feralpi vuole arrivare prima? No. Diciamo sempre le cose come stanno. La Feralpi deve agguantare la miglior posizione possibile, che è quella possibile per eventualmente giocarci poi tutto nei playoff. Dunque, poi se nell'agguantare la posizione possibile dovesse essere che si possa arrivare anche primi, per l'amor di Dio, però dire nella Feralpi gioca per arrivare primo non è corretto. Si punti sempre a vincere, l'ho appena spiegato, ho smesso di essere stato chiaro, tu giustamente provochi e io però ti devo anche dire che non dobbiamo dire le cose in coerenza con quello che è stato. La Feralpi Salò dall'anno scorso a quest'anno sta facendo un processo di crescita, e lo stiamo dimostrando con gli acquisti che stiamo facendo, sia estivi sia queste della sessione invernale. Naturalmente c'eravamo preparati per fare un campionato da quarto posto, naturalmente non ci accontentiamo, io sono il primo che non mi accontento, però dire oggi che arriviamo primi è un po', anche visto quello che sta facendo il Sud Tirol, a me non piace mai parlare degli altri, però se guardiamo i numeri statistici dobbiamo fare i complimenti a loro in questo momento qui, e non dobbiamo soprattutto illudere quello che è il nostro ambiente. Dunque, essere competitivi e poter pensare di salire anche tramite i playoff, questo sì. Sì. Marco. Ciao, tu hai fatto, ragionando col senno di poi, tu cos'è che non rifaresti nella tua carriera? C'è un passaggio che non rifaresti? Un trasferimento? Ma sinceramente così non mi viene in mente niente. Diciamo che ogni trasferimento, ogni annata mi ha lasciato qualcosa insomma per crescere, quindi direi che va bene così. Se io sono contento di quello che ho sempre fatto, di come sono andate
le stagioni, quelle più belle, quelle più brutte, e quindi non guardo il passato secondo me non conta poco, ecco. E la partita che ricordi più volentieri qual è stata? Beh, ricordo volentieri quella dove ho fatto gol al 90esimo al Milan quando ero a Verona. Su punizione. Quella lì penso che sia. Però siete retrocessi. Beh, sì. Però va bene, insomma. Ne faccio ancora una. L'avversario più ostico, il difensore più ostico qual è stato? In Serie A ce ne sono tanti. Serie A ce ne sono tanti, sinceramente. Così veramente a freddo non me ne viene in mente uno, ma ce ne sono tanti, anche giovani che magari con cui ho giocato, ecco per dire, un giocatore con cui ho giocato invece insieme, che poi dopo sta dimostrando adesso, è Bastoni. E penso che lui sia un giocatore eccezionale, ecco. L'ho avuto in squadra per fortuna, non l'ho avuto contro, ma ci sono tanti altri giocatori che sono forti in Serie A, ma anche in Serie B, ecco. Allora, tu avevi iniziato da giovane alla grande, scudetto primavera, torneo di Viareggio con Balotelli, sembravate la coppia dei sogni. Poi l'altro momento, top a Livorno, 13 gol un anno, 10 gol un altro anno. Non sei più andato in doppia cifra. Come mai lì a Livorno ti sei espresso a un livello così alto? Secondo me c'è stato un po' un insieme di tutto, tra allenatore, compagni di squadra, situazioni. Sicuramente quando un singolo dà il meglio, comunque fa bene, vuol dire che c'è un gruppo che lo supporta, ecco, quindi quell'anno lì andammo. Sì, esatto. Cioè, l'importante secondo me per una promozione o comunque per un raggiungimento importante è il gruppo. Una volta che il gruppo è coeso, secondo me, dopo lì, insomma, dopo risalta tanto i singoli, ecco. Non ho capito chi è il tuo procuratore. Ho trovato i nomi di Beppe Galli, di Simone Seghedoni. Il mio procuratore è Simone Seghedoni. È il figlio dell'ex allenatore Gianni Seghedoni. Non so neanche se siano parenti, non mi ricordo, non sinceramente. C'entra niente. No. E Beppe Galli non c'entra niente. Beppe Galli è il consulente, insomma, quello che sta insieme, che lavora insieme a Simone Seghedoni, ecco. Abbiamo parlato di tutto, fuorché del tuo ruolo. Ala, trequartista, fantasista, come ti definisci o come ti definiscono? Ma io ho ricoperto più ruoli, ho fatto sia l'esterno, come ho fatto la seconda punta, ho fatto il trequartista, diciamo che davanti non ho un ruolo ben... Naturalmente i numeri parlano che da esterno sicuramente ho fatto bene, però il mio contributo e comunque la posizione secondo me è importante fino a un certo punto, ecco, una volta che secondo me si è trovato una giusta quadra con la squadra, con i compagni, quel ruolo secondo me diventa un po', non posso dire una seconda, una cosa un po' meno importante, ecco. Di questo ne hai già parlato con il tuo nuovo allenatore? No, devo ancora parlare sull'aspetto tecnico. Altre domande? A posto, allora foto ufficiale, grazie mille. Mascherina o senza? Possiamo un po' di più? Andrea la manica, se riesci a tenerla, sì. Si vede. Grazie infinite. Un po' più alta, scusate, si deve vedere tutti io sotto. Il 26 ha un significato particolare? Finora il 26 mi ha portato bene. Non è legato a qualcosa? No, è il giorno del mio compleanno. Vabbè, che hai compiuto qualche giorno fa, esatto, mercoledì. Esattamente, quindi è legato a quello e un po' anche a... È finita la conferenza stampa. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie mille. Grazie.
No. Io. Certo, certo.